Berlusconi. Dunque la prima partita sulla decadenza di Silvio Berlusconi dalla carica di senatore eletto nel Molise l'ha vinta Ulisse Di Giacomo. La decisione è stata assunta a maggioranza dai rappresentanti del PD, Movimento 5 Stelle, Scelta Civica e SEL che hanno votato sì alla relazione sulla proposta di decadenza illustrata alla Giunta per le elezioni del Senato dal presidente Dario Stefano. Il dibattito era iniziato con il monologo dell'avvocato Salvatore Di Pardo, che nella vicenda rappresenta il senatore Ulisse Di Giacomo, in quanto i legali del Cavaliere, pur avendo depositato le loro memorie, hanno ritenuto di disertare il confronto. È tutto già deciso in modo pregiudiziale, ha fatto sapere l'avvocato Franco Coppi, e per questo ci rivolgeremo alla Commissione europea per i diritti umani per contestare la retroattività della legge Severino sulle liste pulite. Di Pardo invece ha illustrato con chiarezza e puntigliosità le motivazioni che a suo dire giustificano ampiamente la decadenza di Berlusconi e ha risposto alle domande dei senatori commissari filtrate dal presidente Stefano. La magistratura ha già ampiamente evidenziato come non c'è nessuna questione di costituzionalità, cioè se tanti cittadini sono, se questa legge vale e nessuno ha protestato, per tutti i cittadini. E i giudici lo dicono in maniera sistematica, ma io mi domando e dico perché non dovrebbe valere nei confronti dell'onorevole Berlusconi, del senatore Berlusconi, e soprattutto perché l'applicazione di questa legge nei confronti dei comuni cittadini non fa gridare allo scandalo, mentre nei confronti del senatore Berlusconi deve essere intesa come una persecuzione. Il senatore Ulisse Di Giacomo dunque può ben sperare, ma dovrà comunque aspettare l'esito della votazione finale che si terrà entro ottobre nell'aula di Palazzo Madama, anche se il destino del Cavaliere appare segnato. L'ex coordinatore del PDL intanto ha confermato sulla stampa nazionale la presa di distanza dal Cavaliere, non l'ho più sentito, ha detto, e la sua sintonia politica col ministro Gaetano Quagliariello. A chi l'ha accusato di tradimento, Di Giacomo ha risposto a muso duro: traditori sono coloro che non hanno mantenuto gli impegni scegliendo per la terza volta il collegio del Molise dopo aver promesso il contrario.